perché in gara abbiamo anche gli junior, allungati sulla striscia, dai, giù. Appena bravi reattivi da parte di giudice. Postazione microfonica, giunge il presidente della FIDAL Toscana, Alessio Piscini. È partita proprio in questo momento la prima prova del cross per quello che riguarda il campionato di società. Forza Paolo!
Forza, vedi. Forza. Forza, Marco. Un pochino il passo di Alessandro, forza, dai, 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 dai Alessandro, via. E Stefano, va bene? Vai Giuseppe, dai. Dai Gabriele, dai. Dai Simone, dai Roberto, dai! Forza ragazzi, dai! Dai, buono, vai Emiliano! Dai, 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 dai! Dai Angelo! Dai Giacomo, Mario, va benissimo! Vai Lorenzo, vai Pietro, dai! Forza va ragazzi, benissimo. Dai, 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 davanti, dai, dai! Piano piano, recuperatelo! Vai Andrea, via. Dai! Vai Davide! Vai Luca, vai Daniele, dai, forza ragazzi. Ali, ali. Vai Marco. Dai Leonardo, dai, dai. Vai Michele. Fabio. No. Fa male? Sì. E Giacomo, male. Dai, dai, dai. Thank you.
due compagni di squadra al comando, Stefano Scaini e Giamali Cilali. Mentre sembra un po', ci è sfuggito questo arrivo, quindi il figlio di Lenny per l'Atletica Livorno. Tanto ancora applausi per il junior, il pettorale il 180-82, bellissima la gara per... Sesto via, ottavo, nono, 11, 12, 13. Dai Andre! Forza Matteo, stringere i denti, ultimo giro! Dai. Ultimo giro! 19, dai, 8! Grande dominio! Forza Leo, portarsi avanti, dai, dai, Sina, gira solo, via. Dai, Anto! Francesco, tutto via! Via Andrea! Chiudi qui Andrea, via, chiudi! Chiudi Andrea, chiudi! Via Marco! Allora Roby! Via. Non si muove un metro, via! Forza adesso, dai, forza tu! Ancora Giamali Cilali e Stefano Scaini. Emanuele Fadda per Davide Ragusa. Quindi una lotta. Emanuele, grande, va bene, dai. Futura. Ancora il passaggio, lui che vuole portare il terzo punto alla sua società. Scorso anno dei cross, oggi ritorna protagonista sui prati di Empoli, ma ancora il giovane Umberto Contran, che è ancora lì per l'Atletica Futura di Figline, come ancora lì Mi Franco. Grande gara anche quella di Ioannis Makrotelis come vai, grande Filippo, gara, vai, il bel rientro di Filippo Occhiolini, Atletica Castello Firenze, 15 posizioni Carivano e ancora Yuri Picchi, Atletica Vinci, come il passaggio di Remo Arrighi, di Matteo Cannarucci, di Stefano Politi, anche per lui suona la campana, come suona la campana per Marco Baldini, per Federico Meini. Al vincente la gara maschile, e vedremo chi fra Giamali Cilali, almeno di sorprese nell'ultimo giro, la spunterà. Fatto il passaggio di Michele Giuffrè, passaggio di Carlo Antinarella.
Stefano Ricci, Emiliano Mazzei al passaggio in questo momento. Passaggio di Mario Bendoni, i new entry in casa, ora chi è la Garfagnana? Vai Roberto, vai, vai, va bene. Vai Fabri, vai, vai! 16. Vai Simone! Vai Mario! Vai, vai! Con il passaggio di Enzo Coppia, di Luca Buonomini, di Angelo Cirolami, con il colore del Torino, con il passaggio di Fabio Malus, di Cristian Taras. Vai Cristian. Intanto si sta delineando anche la classifica finale per quello che riguarda gli junior. Sullo stendo, dopo la grande prova di Cecina, ritorna vittorioso a Empoli Stefano Scaini. Stefano Scaini, immensa la gara di Stefano Scaini, come da prova, che va a chiudere il podio. Come grande e generosa la prova di Emanuele Fadda dalla Teoria Castello di Firenze, che vuole portare punti importanti e la sua società. Tocco, Luca Tocco che ritorna protagonista, grande Luca col pettorale 149, per lui molte defaianze, come grande gara quella di Umberto Contran, come grande gara della Toscana Atletica Futura. Bravo Luca, lui anche Procham, punti importanti per la società di Daniele Milani. La buonissima casa di San Chiesa mette segno a 35 minuti e 30 di gara. E un grande applauso va anche a Andrea Cesi. Andrea Cesi all'esordio con la buonissima casa francese. Bello l'arrivo di Marco Lazzari, l'arrivo di Mazzaro, l'arrivo di Arrighi, l'arrivo di Yuri Picchi con il Gilali. Giamali, velocemente raccontaci di questa lotta un po' interna tra te e Stefano Scaini, grande gara per entrambi. Gara, oggi anche nella giornata per noi, senti scuse, per oggi non è stato bene, è stata una gara dell'ultima gara di questo mese, ce lo sai, ce l'ho fatta tanto, non è stato un po' fisicamente anche veramente grande di noi. Bravi a Giamali Gilali e Stefano Scaini, bravi entrambi, grande Stefano, che hanno portato punti importanti insieme alla grande performance di Luca Tocco, di Luca Tocco che andremo a sentire appena avrà recuperato le energie qui alla postazione microfonica. Intanto anche qui sta arrivando il Lorenzo Macrotelis, un bel arrivo per Carlo Intinarella, per Stefano Ricci, per Emiliano Mazzei, loro che sono stati protagonisti nella gara assoluta. Siamo a questo momento a 37 minuti di gara, intanto l'arrivo anche di Roberto Farinelli, del Policiano, l'arrivo di Massimo Ignoni, per definire un po' la classifica, giù che hanno il suo grande affare, il punto che mette in questo caso in allegro, nel punto, mentre ho già incontrato un grazie a Ponzanelli. Succedente a quella che è la classifica junior, la classifica junior che vede la vittoria di Lorenzo Casini, dal secondo posto di Mohamed Bouazizi e al terzo posto di Alessio Di Stori, un quarto posto per Pietro Raggi e un quinto posto per Daniele Lucelli. Questa è la categoria junior. Tanto un saluto a Stefano Politi e a Maurizio Neri, amici della politica di Santa Versilia, tanto l'arrivo di Filippo Colino, di Antonio Prestiani, bravi ragazzi. Ancora i colori della Libertà secondo anno del gruppo sportivo Fiorino, che sono punti importanti per la propria società, per accedere in questo caso sui prati di Gubbio al termine delle due prove. Ancora il colore della Galla Pontedera Atletica,
mentre la categoria Juniores a squadre va ad appannaggio dell'Atletica Firenze Marathon con 10 punti, secondo posto per la Toscana Atletica Futura con 25 punti e il terzo posto per l'Atletica Livorno con 14 punti. Tanto l'arrivo di Davide Lampitelli, di Marco Parisi, di Giannoni, ancora il colore dell'Atletica Vinci, tanto ancora il colore del gruppo sportivo Torino. Si tratta di Alessio Rampani, lui protagonista anche nei campionati nazionali per quello che riguarda i Vici Lombani, ancora le magliette dell'Atletica Livorno, ancora un bel arrivo per Federico Melini preceduto dal Tettorale 156. Colori sono del team Choi Food con Davide Ferrini, l'arrivo di Davide Tornieri in questo momento, l'arrivo di Fabio Salotti col 420, l'arrivo di Matteoni col 346, di Masoni col titolare numero 71, l'arrivo di Massari Micheli, l'arrivo di Marco Tenevi, questi, l'arrivo di Aldo Toracchi, questi sono tanti dei protagonisti della gara assoluta. Tanto ci organizziamo per le premiazioni individuali, un sollecito, poi ci organizzeremo con il presidente Claudio Marchetti per appunto le premiazioni individuali, un sollecito va al vincitore della prova, presidente Lorenzo Casini, al secondo posto di Mohamed Boazizza, al terzo posto di Alessio Ristori, al quarto posto di Pietro Gaggi, al quinto posto di Daniele Lucelli e al sesto posto di Davide Piccini. Tutti sono il 6 luglio insieme ai 6 assoluti della premiazione che effettueremo quando sarà tutto ricomposto una volta recuperato le energie. Ricordo nuovamente la possibilità di fare le docce, c'è la possibilità di usufruire del bellissimo impianto di Castellani, intanto l'arrivo di Marco Gasparini che andiamo a salutare, c'è la possibilità delle docce alla palestra, in questo caso del Castellani, quindi sono tre giri e due le allievi. Non è così, eh?